Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come ogni settimana torna la rubrica che vi racconta i problemi che ha Apple ogni 7 giorni, perché ormai sembra un tiro al bersaglio, poi le cose vengono chiarite, ma nessuno ha intenzione di far chiarezza, di perdere tempo a spiegare determinate vicende. Ecco, vabbè, quindi è sicuramente più facile e comodo parlare di problemi. Problemi presunti, ce ne sono stati anche questa settimana, ma noi lasciamo sempre il beneficio poi di ritornare sugli argomenti e spiegarne qualcosa che non va molto di moda ultimamente, ma non perdiamo tempo e partiamo. Però ci sono anche delle novità carine su il prossimo iPhone che arriverà a fine anno, ci sono dei rumori interessanti, ma ci sono dei rumori interessanti anche sulle nuove emoticon, sulle nuove emoji che arriveranno all'interno di iOS molto presto e ve le farò già vedere all'interno di questo video. Quindi non perdiamo tempo e iniziamo subito. Allora sì ragazzi, tanti problemi anche questa settimana per Apple, principalmente tre. Il più grave, il più grande come problema è stato quello che ha portato il codice sorgente di iOS, probabilmente iOS 9, ufficialmente sparato lì su GitHub. Non si sa chi l'abbia condiviso, ovviamente una persona che ha accesso a questi codici riservati, quindi probabilmente un dipendente Apple, un ex dipendente Apple, non si conoscono i motivi per cui è stato fatto questo, però il codice sorgente di iOS, Apple ha confermato che insomma non era iOS 11, ma era comunque una versione recente di iOS, probabilmente appunto 9, è stato reso accessibile a tutti, sono state fatte delle copie ovviamente, perché il codice sorgente di iOS non è proprio una cosa di scarsa rilevanza. Apple poi ha ordinato a GitHub di rimuovere, ovviamente a livello così, dai suoi server il codice sorgente di iOS, l'hanno fatto, però appunto ormai il danno è fatto. Allo stesso tempo l'azienda a riguardo ha espresso con grossa serietà il suo punto di vista, o meglio, il punto di vista ufficiale, cioè hanno dichiarato che non ci sono rischi per gli utenti, perché ovviamente il codice sorgente di iOS, per quanto vulnerabile ora ad eventuali magari attacchi tipo un nuovo jailbreak, per quanto riguarda i dati degli utenti, loro lavorano su diversi livelli di sicurezza, quindi hanno soltanto scalfito il primo, insomma. Ovviamente qui c'è di mezzo poi una questione che prenderà risvolti legali molto seri, perché se sei sotto contratto di un'azienda, tra l'altro delle più importanti al mondo, delle più influenti al mondo, condividere materiale protetto da copyright non è legale. E quindi ora insomma chi ha fatto questa cosa passerà dei bei guai. Ma a prescindere da questo, ormai il danno è fatto. Apple ha comunque dichiarato che gli utenti possono stare tranquilli, perché uno, la versione di iOS leakata, il codice sorgente leakato, era un codice tra virgolette vecchio, anche se sicuramente buona base di quel codice resta anche in iOS 11. Si parlava in particolare della parte che gestisce l'avvio dei dispositivi, cioè iBoot, che è tra l'altro la parte su cui cercano di solito di attaccare gli hacker il sistema proprio per realizzare nuovi jailbreak. Se questo potrà aprire le porte ad un nuovo jailbreak non ve lo so dire, è probabile, ma bisognerà verificare poi concretamente. Ciò però su cui vi posso rassicurare è che appunto i dati, la vostra sicurezza non è stata compromessa da questo leak, perché Apple l'ha dichiarato, lavorano su più livelli di sicurezza, quindi fino a quando l'hacker deve giungere ai vostri dati è veramente molto difficile, e quindi insomma non dovrebbero esserci problemi. Invece qualche problema l'ha avuto questo tizio residente a Tampa, che ha un nome che con tutto il rispetto è già un programma, perché si chiama Colon, e voglio dire insomma, il riferimento quando si dice colon va ad altre parti del corpo, non al nome di una persona, ma vabbè, questi sono dettagli. Ma insomma, tale Colon, che fa di cognome Colon, di nome fa Jason Colon, ha avuto un problema con delle AirPods. Dice che lui ha affermato che fosse in palestra, stava facendo allenamento, ha sentito surriscaldare un AirPod, ha visto anche uscire del fumo, insomma l'AirPod ha preso fuoco poi. E ovviamente tutto da investigare adesso, non a caso appunto vi dicevo in partenza, la questione non è ancora chiara. In questi casi, quando ci sono problemi con le batterie, non si sa mai come è stato utilizzato un prodotto, non sappiamo di preciso cosa abbia fatto questo cristiano, se abbia alterato in qualche modo l'AirPods. Quando la questione arriverà ad una spiegazione completa, allora ovviamente torneremo sull'argomento e vi diremo come sono andate le cose. Al momento vi riportiamo il fatto: c'è stata questa AirPods che si è surriscaldata, ha preso fuoco, ci sono anche le foto dell'AirPods destra del signor Colon completamente quasi sciolta, e tra l'altro si vede anche come è fatta dentro un AirPods, che è un bel gioiellino insomma di elettronica.
Però ritorneremo sull'argomento e vi spiegheremo bene cosa è successo quando ne avremo i dettagli. L'altro problema invece riguarderebbe ancora una volta iPhone X. Sinceramente è un problema che io non ho mai notato da novembre, anzi da ottobre ad oggi, neanche i miei colleghi che scrivono per iPhone Italia o chi comunque realizza anche dei video per noi o anche colleghi di altri siti non ho mai sentito che lamentassero questo problema, ma alcuni utenti hanno lamentato un problema quando si riceve una chiamata. In pratica quando si riceve una chiamata su iPhone X, su alcuni iPhone X, sembra esserci questo problema che blocca lo schermo, quindi non ti dà modo di rispondere. Un problema che Apple comunque sta investigando, anche se la portata sembra molto limitata, e che vi ripeto, sui nostri dispositivi, non solo sul mio, ma su tutti i dispositivi che abbiamo iPhone X in redazione, non abbiamo mai notato. Invece, per quanto riguarda il problema delle batterie, del rallentamento, degli smartphone, insomma la questione arcaica ormai vecchissima che va avanti su questi iPhone 6, iPhone 6S, ma che ora ha investito tutti i dispositivi, ma non proprio tutti i dispositivi, perché nonostante su iOS 11.3 la funzione per monitorare lo stato della batteria arrivi effettivamente su tutti gli iPhone, anche su iPhone 8, su iPhone 8 Plus, su iPhone X, in particolare su questi tre smartphone Apple ha confermato che non dovrebbe presentarsi più il problema della scarica repentina con i picchi energetici massimi su batteria un attimo appunto deteriorata. Non dovrebbe più verificarsi questo problema per via dei miglioramenti tecnici apportati da Apple alle sue batterie e a un miglior controllo energetico, insomma, dei device. Quindi insomma questa funzionalità dovrebbe essere limitata da oggi in poi ai vecchi iPhone, non dovrebbe trovare applicazione sui nuovi iPhone. Quindi se volete vederla anche in ottica complottistica, se oggi comprate un iPhone 8 state tranquilli che non rallenterà, perché il problema, dice Apple, non si presenterà né su iPhone 8, né su iPhone 8 Plus, né su iPhone X, né oggi né nei casi che insomma abbiamo già chiarito più volte di batteria deteriorata e quando ci saranno dei picchi energetici richiesti dal software. Ma c'è ancora tanto da dire, ragazzi, in questa puntata, perché ad esempio si parla già di HomePod 2, della nuova generazione di HomePod, ma in realtà non proprio di un HomePod 2 ma di un HomePod mini, per fare un po' concorrenza al Google Home Mini. In ogni caso, HomePod è arrivato in commercio, recensioni molto positive, soprattutto sul fronte dell'audio, e uno speaker meno smart ma più di qualità, quindi Apple lo vende così ed effettivamente questo sta trovando riscontro nelle prime recensioni, nei primi pareri, un ottimo speaker un po' meno smart del previsto. Per quanto riguarda l'HomePod mini, potrebbe essere una versione un po' più economica, non si sa bene cosa potrebbe cambiare, magari se è uno speaker, se puntano tutto sull'audio, magari l'HomePod mini avrà una qualità audio leggermente al di sotto, non se la possono giocare più di tanto sulle funzioni, perché effettivamente le funzioni dell'HomePod non sono tantissime e sono soprattutto circoscritte all'ecosistema Apple, però insomma è una delle novità che potrebbe arrivare ben presto nel mondo Apple. L'altra novità riguarda una nuova Apple Pencil che potrebbe essere più veloce, più precisa, migliore insomma per l'uso con i nuovi iPad Pro. Considerate che l'Apple Pencil è per ora un prodotto unico, non c'è mai stata una seconda generazione di Apple Pencil, magari potrebbe avere un'autonomia più longeva, chi lo sa, però potrebbe essere una novità sicuramente un po' meno di rilievo rispetto a quella di un HomePod mini, per quanto questo possa comunque essere sempre un dispositivo di nicchia. Tra l'altro, sempre su HomePod, in settimana è comparso anche sulle pagine del sito internet Apple Italia, come se Apple stia facendo dei test. C'è da considerare che le funzioni di Siri più o meno non sono eccessive, cioè diciamo ce ne sono molte di più sulla Apple TV di quarta generazione, e lì poteva aver senso non lanciare Siri su Apple TV 4 perché appunto Siri in italiano è limitato, ma su HomePod le funzioni sono quelle base che abbiamo già su iOS, quindi non è escluso che possa essere lanciato molto presto questo prodotto anche qui da noi in Italia. Siamo quasi arrivati alla fine di questa puntata, ragazzi, ma c'è ancora spazio per iPhone X, o meglio per gli iPhone che verranno dopo l'iPhone X, quelli del 2018. Si dice che Apple lancerà solo iPhone con il Face ID, con il notch, quest'anno, a partire da un iPhone, lo sappiamo, un po' più economico, un po' più bruttarello, un po' più contenuto in termini di prestazione e di qualità finale del prodotto, un iPhone X 2, diciamo, comunque una versione migliorata dell'iPhone che conosciamo, e poi l'iPhone X Plus. Su questi iPhone il notch potrebbe essere un po' più ridotto, un po' più piccolino, e le cornici potrebbero ancora una volta essere molto ridotte, ma ancora più ridotte rispetto a quelle di iPhone X. Si parla anche con poca convinzione della probabile introduzione di un sensore di impronte sotto lo schermo per accompagnare Face ID, ma è un rumor veramente molto di nicchia che quindi non vi invito a non credere, perché non penso che Apple possa tornare indietro da quel punto di vista. Il Face ID potrebbe sì essere migliorato e diventare ancora più pratico, ma difficile pensare che tornino a un Touch ID
comunque anche di seconda, terza generazione che possa accompagnare Face ID. Non credo che lo faranno. E infine ragazzi, siamo arrivati a queste nuove emoticons che arriveranno con un prossimo aggiornamento di iOS, dovrebbero arrivare entro l'anno, perché fanno parte della nuova del nuovo standard emoji 11.0. sono 157 nuove emoji, sappiamo che Apple le introdurrà tutte 157 perché sono affezionatissimi alle loro emoji. Ci sono sia delle modifiche e tra l'altro modifiche di icone e nuove icone proprio. Per la prima volta ci saranno le emoji reversibili, quindi ad esempio volete utilizzare l'emoji della pistola, potrete scegliere se metterla così oppure così dall'altra parte, oppure anche per emoji tipo quelle dell'auto, dell'aereo, insomma potrete scegliere di girare l'emoji. E ci sono anche appunto delle nuove emoji che sono quelle che state guardando in questo momento, è ovviamente una selezione, e tra l'altro da un sito chiamato Emojipedia c'è anche un video che potete guardarvi per avere una veloce visione di tutte le emoji nuove che arriveranno con iOS qualcosa che sarà presentato in un mese X, ma durante il 2018, insomma, dovrebbero arrivare queste nuove emoji su iOS. Che poi le nuove emoji, alla fine, se le volete vedere al volo, sono queste qua. Altrimenti vi lascerò il link in descrizione per andarvi a guardare questo video per i fatti vostri, però insomma questa è già una buona selezione delle nuove emoji che arriveranno nel 2018. Bene ragazzi, quindi questa puntata finisce qui, io vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine del video, mi raccomando iscrivetevi, trovate i link in descrizione a tutte le nostre pagine social, anche tutte linkate qui sotto in descrizione, mi raccomando a seguirci su Instagram dove siamo molto attivi, potete farci domande, vi rispondiamo in direct. Se volete seguire me su Instagram, il nickname è questo che vedete qui in alto, e noi ragazzi ci risentiamo ad un prossimo video. Ciao a tutti da Andrea Cervone per iPhoneItalia.com.